Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Sono in posizione 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quell'idea migliore sarebbe tornare. Bravo, e poi me l'ha levato proprio. È quello che stavo dicendo io. Mettiamoci. Sì. Mentre l'immobile è. Sì, sì. Tanto quattro luci sono troppi, due bagni, perché ci vorrebbe un operatore fisso e quindi dormirebbe di utilizzare quello che bagno. Dice che la sono la stanzetta che sono. Lui che c'è? Presidente. Ci vuole un po', c'era. Poi c'era già un cancello loro, quindi se glielo sostituiamo. Il cancello dell'impresa, sarà noi. Dove pranzo? Quindi se vuole salire le faccio vedere, facciamo l'accoglienza di urna di famiglie, mamme e. Allora, l'idea potrebbe essere sopra la parte piastrellata una terza struttura. Uno screening della provenienza della nazionalità. Sì, pagina Facebook. Perché se sono nazionalità sicure si rischia poi, chiaro, di non avere una. Il sindaco oggi a Ventimiglia la visita del prefetto. Innanzitutto, si ha una stima di quanti migranti ci sono attualmente in città? Beh, le stime le fanno quotidianamente le forze dell'ordine, anche la polizia locale, superano sicuramente un centinaio di unità. Oggi la visita istituzionale del prefetto, che ha dimostrato vicinanza alla nuova amministrazione, per tramite anche del governo, del Ministero dell'Interno, si stanno sviluppando nuove modalità di accoglienza. Sperimentiamo un nuovo progetto di PAD qua in via San Secondo. Io ho chiesto che accanto a questa nuova modalità di accoglienza ci sia la pulizia e contro il degrado e l'illegalità di questo quartiere. È due giorni che come amministrazione stiamo pulendo quest'area. Lavoreremo insieme alla Caritas e alle associazioni di volontariato per predisporre un progetto che preveda l'accoglienza da una parte, ma anche la pulizia e il ripristino del decoro per tutto il quartiere. A livello comunale sta pensando a dei provvedimenti, ad esempio delle ordinanze sulla scia di quelle fatte dal commissario? Sì, ci sono già delle ordinanze in vigore, possiamo estendere queste ordinanze, l'importante è riuscire a farle attuare. Un'altra notizia importante che ci ha dato oggi il prefetto è l'arrivo di 30 nuove unità delle forze dell'ordine. E un punto a cui tengo, perché è il primo punto del nostro programma amministrativo, lavoreremo sul patto per Ventimiglia Sicura, che è un accordo di sicurezza urbana tra il sindaco e il ministro dell'interno, che prevede anche il potenziamento della nostra polizia locale, nuovi uomini, nuove strumentazioni, nuove attività, semplificazioni amministrative, per dare al comune di Ventimiglia, la nuova amministrazione, la possibilità di incidere di più e di incidere meglio nella lotta all'illegalità, nella lotta ai bivacchi, agli accampamenti, e quindi migliorare quella convivenza difficile tra residenti e commercianti da una parte e migranti dall'altra. Prefetto, come funzionerà il nuovo punto di accoglienza diffuso? Il nuovo punto di accoglienza diffuso sarà dedicato alle situazioni di fragilità esistenti sul territorio e in modo particolare si rivolgerà alle famiglie con bambini, come abbiamo visto poco fa nella visita che abbiamo fatto, a persone che hanno vulnerabilità e secondo un progetto che le associazioni di volontariato che collaborano con il comune e con la prefettura vorranno fornire al comune, verrà valutato questo progetto e verranno richiesti i finanziamenti al Ministero dell'Interno, che ha dato il nulla osta all'accordo sui progetti PAD. Quante persone potrà accogliere? Guardi, questo dipende sostanzialmente dalle strutture che vengono offerte, perché sarà a cura delle associazioni di volontariato. Ora abbiamo visto questo di stamani, che potrà accogliere una ventina di posti, però ce n'è un altro su cui sta lavorando la Croce Rossa, che andremo a vedere nei prossimi giorni e vedremo sostanzialmente quanti posti potrà offrire, tenendo conto che c'è comunque un flusso di persone, di immigrati che sosterranno in questi centri, in questi PAD, in questi punti di assistenza per pochi giorni, per poi riuscire a attraversare la Francia. Sono già state individuate altre strutture a Ventimiglia o nei comuni vicini?
le strutture le individuano le associazioni di volontariato che hanno collaborato. Al momento partiamo con questo progetto che, come ho detto stamattina, è sperimentale. Quindi vediamo, tra 6 mesi potremmo dire che il progetto sta funzionando, perché quello che noi vogliamo dare è un'azione, un'attenzione di carattere umanitario, soprattutto a quei soggetti più fragili, immigrati che sostano su Ventimiglia, insomma. È annunciato che il Ministero ha maggiore attenzione verso Ventimiglia, arriveranno le forze dell'ordine da quando? Dal 1° di giugno, quindi sono già in arrivo. Il Ministero ha molta attenzione nei confronti del Ministero dell'Interno, nei confronti di Ventimiglia, tant'è che quest'anno ha dato ben 30 uomini di rinforzo, solo per la Polizia di Frontiera e altrettanti per la provincia.